La mostra Tony è il secondo appuntamento del ciclo delle terapie d'urto. Questo nome non è casuale, è estremamente interessante ed è estremamente interessante soprattutto relativamente a un contesto del genere, universitario. Un contesto che è sì un contesto di conoscenza e di cultura, ma molto spesso conoscenza e cultura schematica, accademica, slegata dall'arte. È la perfetta chiusura rispetto a Volumi, nel senso che laddove li avevamo incuriositi, li avevamo stuzzicati, avevamo urlato la nostra esistenza del ciclo nell'università con Volumi, qui se ne chiacchiera, si parla e quindi dai volumi alti dell'urlo si passa ai toni pacati della Le mie opere sono caratterizzate appunto da questi macchinari molto fumettistici che si aggrovigliano sulla superficie e formano, con una visione un po' più d'insieme, una forma riconoscibile. Sul campo della percezione ho portato un'opera che rappresenta il triangolo di Canizza, quindi un'illusione ottica percettiva, e poi appunto sempre per omaggiare a quello che è uno dei sensi più importanti, la vista, ho portato un'opera che rappresenta uno sguardo di un uomo composto da questi macchinari che si aggrovigliano sulla superficie. Considerando che ho ancora 20 anni, diciamo che sono in pieno nella fase sperimentale. Quindi ci sono ancora moltissime cose che devo imparare, moltissime cose che devo capire, sia del mio stile personale che anche della mia persona. Ho deciso di illustrare un cimitero e un parco giochi e rappresentano la tensione che vi è tra il soggetto rappresentato e il modo in cui viene rappresentato. Il cimitero in maniera più tranquilla e serena e il parco giochi in maniera più inquietante. Il romanzo per questa mostra ha portato due opere in realtà, appartengono allo stesso corpus, ma sono di fatto due opere separate. Una è un'opera più installativa ed è un serpentone, un'opera di 8 metri lineari che riprende un paesaggio urbano, un paesaggio quasi decadente, insomma, come se fosse una favela brasiliana, dipinta a olio e poi con una tela applicata su questa struttura di plexiglass che va a comporre un'installazione. La seconda parte dell'opera invece sono tante piccole cartoline che vanno a comporre visioni di natura e di città assolutamente non negative, ma sempre in questo strano limbo tra un'immagine distopica, negativa, quasi post-apocalittica, e un'immagine invece solamente di abbandono cittadino. Domenico Romeo per questa mostra ha ripresentato un'opera che era stata creata ad hoc per una mostra qui, fatta per i ragazzi del Master di Arte, un'opera nera dipinta, interessante perché emerge perfettamente la sua tecnica che è fatta di grafismi, è fatta di queste calligrafie di sapore chiaramente medio orientale, religioso, quasi coranico da un certo punto di vista, utilizzate in maniera strettamente funzionale all'estetica dell'immagine. Sono come delle lettere che si scollegano dal loro significante e come dei timbri vanno poi a comporre questa immagine che di fatto è l'unica reale protagonista dell'opera. È un mettere insieme caos e necessità. Caos per questo mescolarsi di tecniche, di pensieri, di contaminazioni, e necessità perché l'arte è necessità di esprimersi, necessità di andare oltre quello che è l'indifferenza del quotidiano. È stato un insieme di contaminazioni di giovani artisti che attraverso un linguaggio differente, ma allo stesso tempo vicino per toni, tanto per riprendere il tema della mostra, riesce a dare perfetta espressione di quello che è l'arte contemporanea per un artista under 35.